Allora, questa è la partita di oggi, ragazzi. L'Italia che vince 2-1 contro Israele. Una partita imbarazzante fa l'Italia, dai. L'Israele più volte pericoloso. Tiri parati uno, vabbè. Tiri in porta, sì. Cioè... Vabbè, la vera notizia è che non ha giocato Di Lorenzo con Spalletti. Questo è vero, però. Cerchione. Ragazzi, no, ma la partita di oggi fa Marco capire... Pellegrini. Mamma mia, ragazzi. La partita di oggi fa capire che è stato un caso la vittoria con la Francia. Beh, ragazzi, se voi seguiste fonti attendibili quali il sottoscritto, lo avreste saputo stamattina alle 11.59 che Di Lorenzo riposava perché domani è convocato per l'allenamento del pomeriggio. Meno male. Ah, quindi è una scelta obbligata da Conte. Ha detto bene che era stanco. Quindi Conte fa questo, chiama le nazionali, obbliga a far giocare, non far giocare. No, siccome era nell'aria questo turno di riposo per Di Lorenzo, stamattina Conte lo ha convocato per l'allenamento, per la sessione di domani pomeriggio. Ma scusami Luca, posso farti una domanda su Di Lorenzo? Cioè, non voglio... No, perché mi hai detto che non era un piacere ritrovarmi, quindi... No, io ti chiedo soltanto, ma Di Lorenzo è quello che abbiamo visto solo durante un anno, /2, o è quello che fino a 26-27 anni non sapeva giocare in Serie A e che adesso è tornato a non saper giocare in Serie A? Ma sono serio, eh? Cioè, qual è il Di Lorenzo vero? Allora, secondo me la risposta è insita nella domanda, nel senso che il ragazzo è arrivato, tra virgolette, anche tardi, dopo una grossa gavetta in Serie A. Il suo prime lo ha già raggiunto, credo che abbia fatto qualche anno di stabilità a quel livello lì e adesso si prova fisicamente. Un simil Fabio Grosso? No, non è un simil Fabio Grosso, che magari se fosse arrivato in Serie A 4 anni prima staremmo parlando di tutta un'altra carriera. Vogliamo giudicare Di Lorenzo dalla passata stagione? È un giocatore finito. Ma ragazzi, terzini del mondo, adesso è finito. Ci sono, non ha giocato perché per gli altri impegni, non perché ha fatto quella, perché Conte decide lui. Ti è piaciuta? Ma diciamo a tratti, però credo che poi alla fine queste sono partite in cui bisogna trovare anche un'identità, ecco. Ma come a tratti, scusami, che ha fatto cagare, diciamo. Ci provo. No, io ho visto il secondo tempo, a me non è dispiaciuto. Ma ha giocato contro l'Israele. Capito, ma ha giocato contro Israele, prima devi sempre vincere, e poi queste sono partite in cui cerchi di trovare, fai tanti cambi, cerchi di trovare comunque... Ho mandato il link a Ciola. ...la giusta e provi dei giocatori. Credo che si sta iniziando un percorso, quindi quando tu inizi un percorso, come sempre, ci stanno le cose buone e le cose negative. Secondo me qualcosa di buono c'è, si comincia a vedere e supportato anche da qualche risultato. Oh, gol di petto, ragazzi, a 21, allora, questo qua quanto vale? L'unica 12, cosa buona è che Tonali ha ripreso a giocare a calcio. Questa è l'unica cosa buona. Io ho dato una notizia, guarda che non gioca più al Milan Tonali, Mafre. E quindi, no, e qui guarda che io sono l'unica persona obiettiva di questo canale. Cioè, non ho... Tu sei incompetente. Ecco, non ho problemi. Totalmente schiacciata, Augusto. Questa è l'ultima Italia che ha battuto l'Israele. Minchia, comunque l'ha messi peggio, raga. Ma che periodo abbiamo passato? Nero. Però che difesa, raga, mamma ho capito, sì. Ma credo che l'ultima volta ci abbiamo giocato contro, credo. Beh, sì, però esatto, guarda che bravo. Comunque, Eder lo puoi paragonare a Retegui, Pellè lo puoi paragonare a Scamacca, il centrocampo, non so, Verratti lo puoi paragonare. Secondo me la difesa, che tra l'altro era nel momento d'oro, sposta tanto, E poi gli altri erano tutti, cioè Candreva era in un momento buono, Bonaventura era in un momento buono. Bonaventura 21 milioni cos'è? Verratti era in un momento clamoroso. Soprattutto Verratti, sì. Cioè, quindi... Sì. Lei giocava in Cina, Lei in Cina giocava. Questo sì. Credo fosse il subito dopo Conte. Se non lei ha giocato solo in Cina, se può dire. Il subito dopo Conte. Sì. Post-europeo. Uscito ai quarti, ma festeggiato... Non so, come una vittoria dai suoi lecchini. Grande europeo, Manfred, dai. Un grande europeo. I lecchini di Conte, che da anni viene scompinato da tutti.
e non ha fatto mai nulla di particolare se non il primo scudetto alla Juve, e viene però, descritto però, come il genio dell'allenatore. Vincere la Premier, che è il tuo campionato preferito, la Premier, cazzo, la vita, giusto? Con una squadra, ma se non vedevi l'ora che veniva al Milan, Manfredi, che mi devi far mettere d'accordo con Augusto, incredibile, solo te ci riesci. Allora ragazzi, datemi giusto 30 secondi perché devo parlarvi di un'offerta pazzesca di NordVPN dal 17 agosto all'11 settembre, ma prima, perché NordVPN? Punto primo, sicurezza ovunque. Non solo il computer e il laptop, ma anche per esempio lo smartphone o il tablet saranno al sicuro ovunque. Quindi l'ideale per chi fa dei viaggi. Altra cosa importante, blocca i siti pericolosi e ti manda gli avvisi sul dark web. Ma veniamo all'offerta. Come dicevo, dal 17 agosto all'11 settembre, se acquisti un piano biennale tramite questo link, riceverai 4 mesi extra di abbonamento per te stesso e un coupon di 6 mesi gratis da regalare a chi vuoi tu. Ragazzi, muovetevi perché questa è un'offerta imperdibile. C'è una persona che anche se vuol fare lo sciocco è comunque il più intelligente del mondo, è comunque il più grande critico ed esperto di YouTube Italia. Buonasera al re Telly Melo. Buonasera ragazzi. Proprio. Guardate che brand hanno messo sulla carta igienica, pazzesco. Adoro quella città. Peccato per la pizza, ma per quanto riguarda ste generate sono i numeri uno. Comunque, stasera io non volevo entrare. Ma come peccato per la pizza? La pizza purtroppo a Napoli non è buona, però... non è buona, mi scusi. No, non è buona, oggettivamente non è buona, ma io questa sera non sono entrato per parlare di nazionale, ma perché vorrei dire a Manfredi... Complimenti per la maglietta, complimenti per la maglietta, bellissima. Questa è vostra, questa è vostra, questa me l'avete regalata voi. Vabbè, era giusto, un omaggio che le abbiamo fatto, ragazzi. Ho visto, già che stai. Ci sono rimasto male, che sul canale YouTube di OCV Sport avete caricato il best of del fantacalcio. E io non sono stato invitato al fantacalcio del CV Sport. Questo è bravissimo, Deli. Il fantacalcio senza Giuseppe. Assolutamente, perché tu odi la Juve che quest'anno vincerà lo scudetto. Allora io non voglio questa gente a fare il fantacalcio. Allora, vabbè, andiamo un attimo sulla partita. Deli, tu l'hai vista l'Italia? No, io questa sera ho boicottato l'incontro perché giocavo contro Israele. Ci tengo a precisare che non sto scherzando. No, sono d'accordo. Abbiamo escluso la Russia da tutte le competizioni sportive, non vedo perché alle Israele non debba toccare lo stesso destino, visto che quello che sta succedendo. Io non la voglio buttare sul politico, sul noioso. No, però secondo io... me nella vita bisogna schierarsi nelle cose. Sei uno che non ha mai, cioè sei un uomo senza palle. Io sono d'accordissimo con Deli, mi sembrava assurdo stasera sul Reale. Ero con mia mamma e altre persone, diciamo, ma... Cioè, mia mamma fa, ma che partita c'è? Italia-Israele. Mia mamma fa, come Israele? Cioè, con quello che sta succedendo, questi qua giocano a calcio. È assurdo. No, è terribile. Proprio siamo... è il tempo di oggi che è proprio di un cinismo che fa rabbrividire. Il calcio comunque è una cosa così seria che avrà portato più a te... Ho visto su Twitter che hanno mostrato tutte le... la curva italiana che si è girata di spalle a Israele, cioè il calcio diffonde il messaggio di 1000 TG comunque, calcio fa ridere, ci si scherza eccetera eccetera, ma alla fine i messaggi passano attraverso il calcio che è sempre un mezzo per raccontare storie, quindi stasera è stata raccontata una storia che magari non voleva essere raccontata. Io personalmente ho boicottato la partita come ho boicottato i mondiali in Arabia Saudita per tutta la stessa, per un po', per questioni simili. E il calcio stasera ha fatto bene a disputare la partita perché così le persone hanno potuto manifestare ancora di più il loro dissenso per una situazione che... Ecco, questa qua è l'immagine, ragazzi, inquadrata poco tra l'altro, vedo sempre che la Rai, ragazzi, vabbè, su queste robe qua veramente coraggio dei leoni. Sì, sembra che per il calcio si possa fare tutto, pure la storia di come è finito il mondiale lì in Arabia Saudita, è stata una storia di corruzione ad altissimi livelli, cioè, è stata una vergogna.
vergognoso, e il calcio sta perdendo spettatori pure per questa cosa qua, sia perché non si sa rinnovare nella proposta spettacolo, ma anche perché la gente ormai vede il marcio dappertutto. Sta, mi sa che l'ho detto l'altra volta, nella prima giornata di campionato la partita del Monza ha fatto 11.000 spettatori, cioè fa di più CV Sport tra la diretta e il ricaricamento su YouTube. Beh, vabbè, però lì c'è è ad abbonamento, ad essere onesti. Ma ti rendi conto? Sì, però c'ha un costo, ragazzi, che anche lì 50. Adesso quanto è? 48, raga, da son 60. Tanto, raga. Il calcio del popolo, non dell'elite, non dei signori in pelliccia. La partita, ragazzi, è stata fatta, quindi tanto vale spenderci due parole. Segna ancora Frattesi, che è il giocatore con più gol nella gestione Spalletti. 6 gol per lui. 6 gol, 2 Raspadori, 2 Retegui, la prima punta con più gol, 2 Chiesa, 2 Barè. Secondo te che vuoi sapere su Frattesi? No, volevo chiederti un parere sul Frattesi, visto questa sera, un giocatore che ormai è imprescindibile per l'Italia, per la nuova Italia, che però non gioca Frattesi, nel suo club. Frattesi è un calciatore, non Grazie, gioca Manu. Nel suo club, motivo per cui in questa estate il procuratore ha fatto uscire un po' di notizie di qua e di là, di vari interessamenti, no? Il gioco delle parti. Secondo me Frattesi è il futuro dell'Italia, e se trova spazio all'Inter è il futuro anche dell'Inter, quindi io non lo sottovaluterei. Ma scusa Cerchione, ti rendi conto? Allora, questo ha fatto 6 gol da centrocampista nell'era Spalletti, che neanche è un'era buona. Poi ha fatto 6 gol l'anno scorso all'Inter solo da subentrato. Allora io faccio notare a tutti i grandi esperti di calcio che c'è solo una squadra in Italia che può permettersi Frattesi in panchina, perché in tutte le altre squadre sarebbe stratitolare, strafisso, ok? Quindi se quella squadra ogni anno non vince con 15 punti di distacco ogni anno, è un fallimento, perché spende molto più degli altri in cartellini, e Frattesi se lo tiene a tagliare l'erba nel giardino, mentre in tutte le altre squadre giocherebbe, ok? Quindi l'Inter deve vincere ogni anno se hai Frattesi in panchina, perché gli altri lo pagherebbero oro per farlo giocare, e l'Inter ce l'ha in panchina. Occhio. Forse è la prima cosa che sensata che sento lì da Manfredi. Sei da Cocchia, ci dica la sua su Frattesi, non si amalgami alla massa, no, si distingua, schiena dritta. È un grande giocatore Frattesi, no, c'ha ragione per me Manfredi, è un grandissimo giocatore Frattesi, è un lusso avere una riserva come Frattesi. Ma secondo voi, raga, in futuro, Cocchia, secondo me l'hanno preso comunque anche per dar continuità al progetto, perché se tiene in panchina uno come Frattesi, secondo me quest'anno troverà sicuramente più spazio all'Inter, e è stato palesemente preso per dar continuità, perché non prendi un panchina, cioè non paghi 40 milioni, 35 milioni uno che metti in panchina tutto l'anno. Ma secondo voi, ragazzi, prego, scusa. No, ma lui gioca Frattesi, non può giocare insieme a Barella, credo che sia abbastanza evidente, perché sono giocatori che si somigliano, perché in un centrocampo, soprattutto quello dell'Inter, ci vuole comunque uno che si inserisce e l'altro che fa gioco. Gli dai compiti di loro, ma non ce l'ha nelle sue corde di giocare. Sono d'accordo con te. Barella è pure uno che si inserisce, uno dinamico, serve uno tecnico, e infatti hanno fatto due coppie, Zielinski che prenderà il posto quando non gioca di Mkhitaryan, e Barella, e Frattesi. Non hai capito quello che voglio dire? Io non sto contestando che non gioca, ma sto facendo aprire gli occhi che nessuna squadra italiana, sia Barella, si compra pure Frattesi. Non esiste, cioè non se lo può permettere nessuno. Ma vedi, al di là del posto, ma un surplus, come fa a diventare una cosa negativa? Scusa, non è negativa, no. Ma chi ha detto che è negativa? Non è negativa. Cioè è una cosa è un ragionamento da Berlusconi. A me sembra che il Milan c'ha Pulisic che ha pagato 20 milioni e la riserva Chukwueze ha pagato 30. Sì, vabbè, poi se lo sbagli sono problemi. Quello è un acquisto sbagliato. Cioè, è diversa la cosa. Questo è stato preso per fare il panchinaro.
cioè lì quello Chukwueze, ma io non credo che sia stato preso per far panchinaro. Mi piace, avevi pure Leao, uno dei due l'hai preso per far panchinaro. No, li hanno presi perché è stato preso per dare continuità al progetto, ma anche in vista magari di un infortunio di qualcosa, cioè un calciatore comunque esce uno, entra un altro, non si abbassa il livello, non è che l'hai preso per far guarda che l'abilità dei dirigenti è quella di prendere i giocatori prima che comunque tu devi andare a fare una cessione o devi andare a fare una sostituzione. Vabbè, mica l'ha pagato poco. Ha pagato, sì, ha pagato quello che doveva pagarlo. Onestamente. Ma che certe scarpe a 30 milioni. Forse è più di quello che costava, però va a capire là come la situazione. Manfredi fa sempre sto teatrino che deve rendere l'Inter più forte possibile, immaginabile, perché così c'è una giustificazione a fine campionato per dire per questo hanno vinto. Tu hai scelto di stare con una squadra con una proprietà americana irrispettosa che caccia dirigenti storici come Maldini, che avevano fatto un ottimo lavoro, che si basano su un algoritmo. La tua concorrente diretta si basa su un calcio fatto di uomini che sanno fare le loro scelte. Il problema, oltre che il Milan mi fa tranquillamente schifo, non ho problemi a dirlo, ma che non sono assolutamente concorrenti, cioè purtroppo bisogna renderci conto di questo. Milan e Inter non concorrono, una gioca per arrivare quarta e fa gli acquisti per arrivare quarta e l'altra fa gli acquisti e gioca per arrivare primo. Cioè adesso si chiamano Inter e Milan, allora uno dice ha vinto l'Inter e ha perso il Milan. Però non sono squadre che fanno, cioè, una gioca per una cosa. Non giocano lo stesso campionato. Beh, però il Milan ha dichiarato che gioca per lo scudetto quest'anno, Manfred. Ma con gli acquisti che ha fatto no. Allora, Manfredi prima ha detto che è tra i migliori tre centrocampisti al mondo. Sandrino Tonali. No, a me onestamente non è questo, mi ha ricordato sprazzi di Steven Gerrard. Ma oggi, ma nella partita di oggi, Manfred? Sì, non gli manca nulla. Beh, tolto il tiro di Gerrard. Cioè, Gerrard la cosa forte che aveva era un destro che non aveva senso, cosa che Tonali non ha. Tonali, rispetto a tutti gli altri giocatori che erano a centrocampo oggi, è palesemente di un altro livello. Cioè, proprio... Questo sì. Arriva prima, vede prima la giocata, cioè sa quando deve andare a chiudere, totale. Ma io penso che non stai a scoprire l'acqua calda, Manfred, che è un grandissimo profilo del giocatore, voglio dire, che ci serve Zighi per capirlo, voglio dire. Stiamo a parlare di Tonali, ragazzi. Cioè... hanno da capo 70 al succhino, Non è che ha trovato il giocatore in Serie D, ha trovato te. Stiamo a parlare di Tonali, Ma sono d'accordo, ma non guarda che molti non la pensano così. Cerchione? Vabbè, questo Sandro Tonali come fa a non pensarla così? È un ottimo centrocampista, è chiaro che nella penuria di qualità a centrocampo che abbiamo negli ultimi 15 anni, sicuramente uno che ha due spanne in più. Stavo dicendo una cosa prima riguardo Frattesi, però purtroppo in questo canale parla solo chi urla, ragione per cui mi rompo i coglioni di entrare, perché se non alzo il dito non parlo. Frattesi era stato preso all'Inter perché sarebbe dovuto andare via uno probabilmente a centrocampo, e il più indicato era Barella, perché avrebbe poi fatto monetizzare in maniera importante l'Inter. Quindi diciamo che la disamina di Augustone era tanto sbagliata, nel senso che sulla carta uno avrebbe escluso poi l'altro, uno sarebbe subentrato con l'esclusione dell'altro. Posso... Sì. Ciccione, senza urlare. Lei cosa ne ha? Urlato. No, mi sembra che c'è Manfredi ogni volta che quando c'è un giocatore dell'Inter deve sempre cominciare a mettere il punto interrogativo su queste questioni di bilancio, su queste questioni di quanto l'ha pagato, di come l'ha pagato. A me sembra che qua nel calcio moderno tutti pagano con pagherò e nessuno caccia i soldi, forse tutte le squadre. Quindi da questo punto di vista non c'è nulla di talmente incomprensibile. Poi che l'Italia con Tonali è una cosa e con Fagioli è un'altra, mi sembra abbastanza evidente. Che con Ricci al posto di Jorginho le cose cambiano avanti così. Poi in attacco non siamo eccelsi, però è chiaro che una squadra che non c'ha nessuno che dribbla, l'unico modo, uno dei modi per andare in rete è crossata dalle secondo facce. Voi questa sembra una cosa top, pure abbastanza logica, oggi... Mi sembra di chiedere chissà che, di scoprire chissà che cosa. Questa qua è la top 11 migliore dell'Italia? No. No, questa è la formazione di oggi. Sì, no, dico, è la migliore? Beh, credo no, che la migliore... Ma manca Barella, dai, manca Barella. No, manca Belotti. Però Barella al posto di chilometri di Frattesi? Per forza. Che ha fatto 6 gol.
per me oggi Barella non gioca in questo centrocampo. Ma grazie, va. Sepp. Vabbè, ma vedi, ma perché ti facciamo parlare? Ma perché? No, mi dice Ricci sbaglia, ragazzi. Allora, Tonali è più forte. No, Ricci, ragazzi, è al posto di Jorginho. Ricci ha preso quel ruolo lì, non c'entra con Barella. No, Ricci fa il regista. Okay. E ha fatto anche molto bene, ragazzi. Quindi gioca o Ricci o Cristante, che è un cesso a pedali, quindi gioca Ricci. No, ma Cristante sta fuori. No, Ricci l'Italia, anche nel Toro. Scusa, Emily, che tu lo vedi tutte le domeniche a Torino, infatti, su Ricci. Sì, no, dicevo questo perché sta giocando in questo ruolo anche nello stesso club, perché ovviamente il gioco di Vanoli è diverso rispetto a quello di Juric. L'anno scorso io proprio qua avevo detto che secondo me Ricci non meritava la nazionale, ma per la stagione che ha fatto, non per il talento che è. Che sia un talento lo sappiamo dai tempi di Empoli, se no comunque il Toro non ci avrebbe investito un tot di milioni senza che effettivamente fosse un nome importante. Hanno visto del talento in lui, lo stanno cercando di coltivare, quest'anno gli auguro di essere in forma per tutto il campionato, e perché l'anno scorso ha avuto tanti infortuni, ricordiamolo, perché purtroppo è stato condizionante. Quanto tempo è stato fuori l'anno scorso, Emi? Il modo di giocare. Ha fatto tanti tira e molla, però è rientrato, poi se di nuovo orto, comunque è stato fuori un po' di mesi. Però non è stato una tempistica lunga, costante, ma spezzettata. No, ma poi volevo aggiungere... Non ti so dire, però abbastanza. Quali sono? Scusate, ragazzi, forse me ne scoro qualcuno. Comunque, ragazzi, vabbè, questa è una grande pescata di Spalletti, eh? Sì, questa, ma quali sono pescata, che fanno sto ruolo? Questa è una grande cazzata che ha fatto, perché lo doveva portare all'Europeo, invece ha portato Fagioli. Vabbè, perché dire? Perché stai guardando cuore. Il bicchiere mezzo mezzo vuoto, no, dai. No, ha voluto fare libro cuore, e questi sono stati i risultati, ma anche perché non è colpa di Fagioli. Questo è vero, ma non, però, c'è, non c'era ma una, ragazzi, base Ricci tecnica. Ha detto Emily che ha fatto metà, bravo, delle partite, cioè perché dovete, come fai a portarlo a Fagioli via? Dove, Fagioli perché ha portato? Come fai a portare uno che non ha giocato? Fagioli era un po'. Non ha fatto nessun minuto, eh? Come fai a convocare uno che ha fatto un minuto? Ma non sei capito, sì, Emily? No. No, dicevo, io ripeto, sono stata la prima a dire effettivamente Ricci per le prestazioni non si meritasse la convocazione, però comunque Fagioli nemmeno. Dai, Fagioli è stata una vergogna, raga, su, no, dai. Ragazzi, come me, Fagioli è stata una vergogna, no, per come è andata, però quando è stato convocato, no, tutti abbiamo acceso un cielo alla Madonna. Cioè, ma Fagioli è diverso. Fagioli, pure quando ha giocato, non ha, ma Fagioli non ha mai dimostrato di valere la nazionale, pure quando ha giocato. Cioè, io non so se avete visto voi Fagioli pure quando ha giocato la Juve, ma adesso è facile dirlo, adesso è facile dirlo, adesso io ti ho detto quando l'hanno convocato. Allora, se qual è il problema, che voi vi concentrate su Fagioli e Ricci pensando che magari sarebbe cambiata qualcosa, no, non cambiava niente. Io sto dicendo Spalletti cattivo, hai portato Fagioli, ci hai fatto uscire, cioè, no, vedi, tu questa cosa qui l'hai detta tu, io non l'ho detta, io ho detto che, bravo, all'interno Bartinani, delle convocazioni e all'interno di una federazione, fare l'operazione dal libro cuore per me è stata una vera e propria forma di ipocrisia. Ma magari libro cuore, magari. Perché quella storia dei Fagioli. No, magari non cambiava niente, però, auguro. No, non cambiava niente. Io ho mai detto che cambiava qualcosa. Io ho detto che la nazionale deve basarsi su quelle che sono le prestazioni del campo. E poi la giudizio ce lo dà Spalletti. Io non so vedere uno che gioca bene, uno che non gioca. Ma io mi fido di Spalletti. Ma uno che non gioca, come fa a essere giudicato dalla nazionale?